questo posto per noi è un posto che bisogna, dobbiamo venire per forza, perché non riusciamo a stare senza questo posto, perché siamo nati qua da piccoli, c'era i gelsi, c'era i bacchi da seta, c'era tutto frumento. E dopo le mie figlie sono diventate grandi, e si sono sposate. Qua, sì, sempre qua. Tutto qua noi facciamo. E ogni tanto, quasi sempre, veniamo con la nipote, anche le altre che sono diventate grandi adesso. Vado sempre là davanti alla Madonna, sì. Con le due spigolatrici che c'è vicino, che le ha... perché è apparsa a loro, e stavano cogliendo dalle spighe di grano, e ti dà proprio il senso della bontà della Madonna. Qua non c'era così, era tutto un prato, ma sì, però è sempre stato bello. Sembrava una cascina, perché dopo è stata rimodernata piano piano, ma una volta era qua in mezzo alle balle di paglia. Io la prego tanto la Madonna, a me piace la Madonna e Papa Giovanni. Abbiamo fatto la vita qua, guai se non veniamo a visitare il santuario. Noi ci conosciamo già da alcuni anni attraverso il movimento dei focolari, di cui facciamo parte. E poi la nostra storia si è intrecciata in modo particolare con quella di Giulia Gabriele, questa ragazzina che molti conoscono, che frequentava spesso questo santuario. Tre passi verso le stelle, fino a toccarle, tre passi per avvicinarle. Quando tornerà? L'abbiamo conosciuta a una sua testimonianza qui al santuario, e poi dopo quella volta, altre volte, abbiamo organizzato dei momenti di adorazione con dei bambini malati dell'ospedale, e proprio in questo santuario, e lei ci teneva che fosse fatto almeno due volte all'anno, e questa cosa sta continuando anche adesso. È dall'amore che si genera la vita, l'amore tra una donna e un uomo genera la vita, ciò che Dio ha creato, la cosa più bella al mondo, la vita. Giulia è una ragazza qua di Bergamo che è morta di tumore a 14 anni, e appunto questa amicizia speciale ci ha legato a lei nella fede, soprattutto un po' alcuni flash di Giulia. Intanto la sua grande fede, la sua grande forza, e la sua forza che era radicata nella preghiera, e la preghiera che trovava nutrimento anche in questo santuario, in modo speciale nel rapporto con Maria, che lei definiva la sua mamma. Da un lato la dimensione profonda di fede, e che era una fede che a poco è maturata a delle altezze importanti. Dall'altro sguardo su Giulia è lo sguardo di una ragazza normalissima coi suoi 14 anni, la voglia di far shopping, di essere bella, di curare il suo aspetto fisico, di esprimere la bellezza nelle relazioni, nella gioia. Giulia si è ammalata in estate, quando era al mare, si è accorta di un gonfiore alla mano, e poi appunto facendo gli accertamenti hanno scoperto che era questo tumore, e allora da lì è partita un po' tutta la trafila di cure, una dietro l'altra, alla fine sembrava risolto, e invece poi c'è stata la recidiva. E è stato proprio il momento della recidiva, Giulia lo raccontava spesso, che è quello che l'ha fatto fare quel salto in più, anche nella fede, nel sapersi affidare,
a Dio in tutto. Si era proprio lanciata in questo sì alla volontà di Dio. Sentiva forte questo affetto di Dio, per cui diceva: ciò che Dio ha pensato per me è amore. Se passa attraverso questa sofferenza, è comunque l'amore che ha pensato per me, e allora è grande, lo vivo. A volte diceva alla mamma: mamma, sai quanto offro io? L'offrire la mia malattia, quanto bene può fare ai nostri fratelli. Giulia, questo luogo era molto speciale proprio per questo incontro con Maria e rappresentava un po' un luogo che ha segnato delle tappe importanti nel suo cammino e dove lei appunto veniva a ritrovare quella pace del cuore. E una cosa che penso Giulia ci terrebbe a dire è l'importanza di dire grazie. Giulia lo dice anche nel suo video e a noi l'ha ripetuto tante volte, e tanto che poi ha scritto una coroncina negli ultimi mesi prima della sua partenza per il cielo. Quattro passi voglio ricordare. L'ultima cosa che ha aggiunto Giulia è stato: grazie perché ci doni ottima salute. E chiaramente non era la salute fisica, ma la salute del cuore, quella pace profonda che Giulia ha trovato nel Signore. Senza cadere, continua a camminare. Cinque passi per perdonare. Io ho un po' attraverso Giulia ho riscoperto un po' la figura di Maria come mamma, e questo ho iniziato a sentirlo proprio nell'amicizia con Giulia, che me l'ha fatta un po' riscoprire. È stato appunto qui al santuario. Alle porte della città, per cui in mezzo al correre di tutti i giorni, un po' perso nella campagna, un'oasi anche di fresco con questi alberi, dove poi riesci a ritagliarti dei momenti per te dentro la comunione col Signore, anche ritrovare la pace anche nel sacramento della riconciliazione. Poco qui distante c'è l'autostrada, la Milano-Bergamo, con queste quattro corsie avanti e indietro, e si passa sempre. E da quando ho cominciato a frequentare il santuario, quando arrivo all'altezza del ponte ferroviario di Stezzano, butto l'occhio e vedo il santuario, no? E sembra un po' avere quei punti fermi che ti fanno dire: ok, dobbiamo vivere in mezzo al mondo, ma tenerci fermi nelle cose che ci fanno sempre guardare in alto, no?